I Vangeli non sono la biografia di Gesù, neppure sono un libro di religione. I Vangeli sono il bios, bibetà, in greco. E il bios è la forma di comprendere e di organizzare la vita. Ognuno racconta le diversi episodi in diverso modo, secondo la sua memoria, la sua concezione, ma la centralità è che per Gesù sono state tre preoccupazioni. Prima preoccupazione, la salute delle persone. Seconda preoccupazione, mangiare, il simposio, condividere la tavola. Per questa ragione i due grandi temi da cui parlano i Vangeli costantemente sono le guarigioni e i pranzi. Mangiano i poveri, mangiano i ricchi, mangiano con Gesù. L'ordine, perché l'ordine nella tavola, tutto questo era molto importante, ben studiato dagli studiosi per quel tempo. Perché pensate a questo, nelle società mediterranee del secolo I, il problema più importante non era il denaro, ma era l'onore. Terza preoccupazione di Gesù. Ho detto prima la salute, secondo mangiare, alimentazione, terza preoccupazione i rapporti umani. E pensate che per esempio una delle cose che fa la religione è dividere, separare. Frequentemente, anzi, odiare, perseguitare, fare la guerra, la tortura, la morte. Quindi, pensate una chiesa come la chiesa che sta orientando Papa Francesco. Avete pensato che Papa Francesco non è un uomo molto religioso, ma un'enorme umanità. La sua vicinanza ai bambini, ai ammalati, agli anziani, ai poveri, cioè tutto quello che sente una persona normale. E con tutto questo la denunzia dell'ingiustizia che fanno i potenti, siano chierici, siano politici. Questo vuol dire che Papa Francesco sta iniziando un nuovo paradigma della Chiesa. Il paradigma di Gregorio VII nel secolo XI fu il paradigma del potere. Il paradigma di Papa Francesco è il paradigma della bontà.